La mia eredità è, io sono cercato sempre di lasciare l'umiltà, essere umile, perché si è campioni, però non è che si è campioni per sempre. Quindi se lasci un'immagine tua di essere umile, la gente ti apprezza anche un domani che non sei, nel mio caso, su un palco. E quindi ho cercato sempre di essere umile e sempre disponibile per gli altri, a dare dei consigli, a aiutare magari a risolvere dei problemi di allenamento nel nostro sport. Ah, io penso di aver dato un'immagine di un atleta molto combattivo e di aver sempre lottato per ogni minimo risultato, anche e soprattutto magari nelle sconfitte, perché rialzarsi da una sconfitta non è semplice, e quindi riuscire poi da una sconfitta a trovare un beneficio e affrontare un'altra competizione vincendo, quello è un'immagine che puoi dare a una persona che vede dall'esterno e puoi dargli una grossa motivazione per andare avanti, per affrontare qualsiasi tipo di sport. Di credere veramente in questo sport e in quello che fa. Perché se crede fortemente in quello che fa, i risultati li otterrà sicuramente. Io quando ho iniziato visualizzavo già il mio cammino, lo visualizzavo, logico, non di diventare magari il campione che sono diventato dopo 20 anni, però visualizzavo di vincere il primo campionato italiano Under 21, di aprirmi la mia prima palestra, cioè di fare di questo sport il mio lavoro. Credetemi, io proprio ho immaginato quello che ho fatto fino adesso. Ho sognato il mio cammino e ringrazio di essere riuscito a farlo e sono stato fortunato, perché magari altri ragazzi come me non sono riusciti ad ottenere i miei risultati. Questo non vuol dire che nella vita non siano persone importanti o persone con un valore. Dico proprio a questi ragazzi che iniziano di credere veramente nelle proprie potenzialità. E anche se magari geneticamente non sono portati, questo non vuol dire che non possono arrivare più di un altro atleta che è geneticamente portato. Perché quello che voi date in più nell'allenamento rispetto magari a uno che è geneticamente più portato, che si ferma una ripetizione in meno, invece voi ne fate due o tre in più, questo vi può portare più avanti di lui. È successo a me con altri campioni che magari sono riusciti a battere, e magari loro geneticamente erano più portati di me. Ma questo perché ci ho messo veramente del mio e sono andato oltre i miei limiti con l'allenamento, sono stato molto, molto scrupoloso con l'alimentazione. Questo porta veramente ad arrivare in alto. Cosa posso consigliare a un campione del passato? Di non arrendersi, di credere sempre nel nostro sport e aiutare questi campioni del presente a migliorarlo, a migliorare il nostro sport, a migliorare il nostro ambiente e a aiutarli a riuscire a raggiungere i loro sogni. Questo posso consigliare a un campione del passato, che non è perché non è più sul palco, non è più un campione, è sempre una persona autorevole che magari molte persone possono darle retta. Quindi aiutare gli altri a migliorare questo sport e magari non fare gli errori che ha fatto lui in passato, nella sua carriera. Rifarei più o meno le stesse cose, perché la strada che ho fatto per me è un percorso che vorrei rifare. Toglierei gli errori che ho fatto e magari preso dalla voglia di migliorarmi sempre di più degli errori Io prima del bodybuilding ero un ciclista, ho fatto 8 anni di ciclismo, dall'età di 7 anni fino all'età di 16, e la bicicletta è stato il mio primo amore, e lasciarla mi
mi è rincresciuto molto, però non era il mio sport perché io ero velocista. Qua in Liguria sono solo salite e quindi non riuscivo a emergere. E finivo la stagione in bicicletta, ogni stagione facevamo palestra e quindi vedevo che mi appassionava e questa cosa qua mi ha fatto poi prendere la decisione di smettere e dedicarmi alla palestra. Non pensavo subito a diventare un bodybuilder, però poi nel giro di pochi mesi vedevo che questo sport mi piaceva, poi avendo già la disciplina dell'allenamento pesante, dalla bicicletta, 3-4 ore di allenamento, riuscivo a fare degli allenamenti intensi anche in palestra, vedevo che il mio fisico cambiava di mese in mese e quindi dopo 3-4 mesi proprio dedicatomi già a una vita di bodybuilder e decisi di affrontare la prima gara e da lì poi cominciò tutta la mia carriera. Io ho fatto la prima gara nel 1987 ed ero ancora juniores, però era nella categoria, nella federazione FNCF. Decisi di passare nella IFBB, dove ci sarebbero stati i campioni italiani a Reggio Emilia nel 1989. Nel frattempo però partii a militare e partendo a militare, se facevo il militare completo, saltavo gli italiani under 21. Allora, mi ricordo conto questo aneddoto, ero a Nocera Inferiore a fare il CAR che durava 3 mesi, ho saputo che riformavano per i denti e io mi sono fatto togliere un molare dietro perché avevo dei de denti davanti rotti, così sono riuscito a farmi riformare e riformandomi sono riuscito a entrare ancora nell'età di fare, diciamo, gli italiani nel 21. Li ho vinti e da lì è iniziata proprio poi la mia carriera, perché con vincendo gli italiani under 21 e gli italiani precedenti cominciavo a crearmi un nome qua nella mia città a Sanremo e da lì ho aperto la prima palestra e da lì è cominciata proprio tutta la mia carriera. È stata una cosa che ci ho sempre creduto. Tra 5 anni penso di essere ancora qui, magari ritornato su un palco, ne ho fatto ancora una o più gare. E tra 10 anni non so, boh, tra 10 anni forse sarò nonno. Forse sarò nonno, tra 20 anni spero di essere ancora vivo. Il futuro del bodybuilding in Italia potrebbe essere un grosso futuro se ci fosse gente più appassionata. Ormai è diventato tutto un business, ma in tutti gli sport. Il futuro del bodybuilding, non so, sulle gare. Le gare le vedo sempre più veloci, sempre più sintetizzate. Atleti che stanno sempre meno sul palco. Io vengo da una generazione dove c'era pre-gara e gara. Mesi e mesi di preparazione, andava sul palco, almeno ci stava un pochino di più. Il futuro del bodybuilding come istruttori, come quelle che intendo io, facendo formazione a dei corsi istruttori, e trasmettere la passione per questo sport. Cosa mi viene in mente adesso? Mi viene in mente i due torri del Palamalaguti, quando c'erano 5-6 mila persone, dove c'erano proprio le fazioni per gli atleti che andavano sul palco. Era, diciamo, la nostra gara, la gara dell'anno, anche se era una gara che non era federale, era una gara di tutte le federazioni. E mi viene in mente quella. Le altre, sì, sono sempre state, però diciamo quella a cui io ci ho sempre tenuto di più. I campioni del passato, io mi sono ispirato tantissimo, quello che mi ha proprio ispirato ad allenare le gambe è stato sempre Tom Platz, dove faceva degli allenamenti veramente mostruosi, dove non contava le ripetizioni, con pesi esagerati, e faceva degli squat fino all'ultima ripetizione, proprio fino allo sfinimento. Questo mi ha dato molta motivazione e mi ha insegnato veramente tanto ad allenare le gambe. Invece, se penso a quelli un pochino più recenti, Sean Ray, che proprio mi ha ispirato all'eleganza, a come andava sul palco, sempre pacato, sempre educato, sempre molto umile. Kai Greene invece è un campione del presente, dove lui dimostra proprio di essere partito dal ghetto senza nessuno dietro alle spalle, si è creato tutto da solo il suo cammino e adesso è veramente arrivato all'apice.
Mi dispiace solo che già per parecchie volte potrebbe aver vinto l'Olimpia, però forse per il suo look o perché non lo so per quale motivo non lo fanno vincere. Però spero che prima o poi riuscirà a vincere l'Olimpia perché se lo merita. Sono grato al Bodybuilding perché mi ha dato la vita che volevo. Quindi io rifarei esclusivamente tutto quello che ho fatto. Non ho rimpianti ed è la vita che volevo. Sono cresciuto dal niente, sono diventato un bodybuilder, ho vinto delle gare, sono riuscito a crearmi il mio lavoro col mondo della palestra, fare il lavoro che amo e soprattutto stare in mezzo alle persone che mi vogliono bene e trasmettere a loro la passione che ho per questo sport.